Bene, abbiamo finito le prime 2 settimane introduttive. Non che le cose che abbiamo fatto finora non servano, anzi, servono per capire il resto e alcune delle cose che avete imparato a fare in queste prime 2 settimane. Servono poi, anzi quasi tutte in realtà. Però ora iniziano le cose serie. Allora, per cosa abbiamo fatto in queste 2 settimane? Beh, abbiamo parlato un po' di sistemi lineari, abbiamo parlato un po' di geometria di R2 e di R3, abbiamo fatto l'algoritmo di Gauss per ridurre a scala i sistemi lineari. Abbiamo parlato di matrici e intanto prendiamo per esempio i sistemi lineari. Vabbè, i sistemi lineari li sapevate risolvere già da prima. Ora però vi faccio una domanda strana. In che insieme devo prendere i coefficienti di un sistema lineare? Questa domanda non vuol dire niente, no? Però, perché la parola insieme è troppo vaga, ma l'idea quale sarebbe? Ok, noi l'abbiamo fatto con i numeri reali e la soluzione del sistema poi era sempre un numero reale, in effetti, no? È vero per qualche altra classe di numeri? Per esempio, se il sistema ha coefficienti interi, trovo soluzioni intere? Anzi, praticamente per pigrizia tutti gli esempi che abbiamo fatto avevano coefficienti interi, penso che neanche una soluzione fosse intera, cioè di solito, no? Succede che la soluzione non è intera. Però, se il sistema ha coefficienti razionali, dunque questa era no la risposta. Se invece il sistema ha coefficienti razionali, trovo soluzioni razionali. Perché? Può essere anche che siano intere, ok? Nel senso, la domanda è se le trovo sempre. Cioè, nel senso, mi basta sapere che i coefficienti sono interi, per sapere che le soluzioni sono intere, no. E di esempi ne potete fare quanti volete. Anche con un'equazione sola, 2x uguale a 1, non ha soluzioni intere, ma tutti i coefficienti sono interi. Perché se invece di metterci intero ci mettete razionale funziona? Discriminante di cosa? Un sistema lineare. E quindi? No, allora, questa brutta frase me la dissero al primo anno di matematica e ci rimasi malissimo. Un professore che mi disse la sua incompetenza nel trovare una dimostrazione non dimostra che il fatto è falso. Però adesso non è per dietro a me dell'incompetente, però non a voi. Quindi, però il punto è questo, cioè non è che non ci riesco quindi non è vero, oppure non riesco a pensare altrimenti quindi è vero, ok? Nel 1006 c'era un tizio che cercava di dimostrare vabbè, il quinto postulato di Euclide che non si può dimostrare e a un certo punto la dimostrazione disse, eh beh, ma no, adesso per forza perché quello che ho trovato, dai su, fa schifo, non può mica essere vero. Poteva essere vero. Povero Saccheri, però lei scrisse e ciò ripugna alla natura della retta e lei mi sta dicendo e ciò ripugna alla natura del sistema lineare. Ho capito, ma perché? Che operazioni fate quando risolvete un sistema lineare?
somme, moltiplicazioni, e se uno fosse elementare direbbe sottrazioni e divisioni, giusto? Ora, se io faccio tutte queste operazioni sugli interi, posso ottenere altro. Se le faccio sul razionale, ottengo un razionale. Cioè io posso fare somme, moltiplicazioni di razionali e alla fine c'è un razionale, giusto? Ok. Ora, il fatto di essere, quindi la risposta qua è sì, e vi scrivo una cosa, vediamo se capite cosa voglio dire. Perché i razionali sono chiusi rispetto a somme e prodotti. Capite cosa voglio dire? Se avete già incontrato la parola, ottimo. Se anche non l'avete mai vista usata in questo senso, la parola essere chiuso rispetto a un'operazione, capite cosa intendo? Vuol dire che se prendete due elementi dell'insieme e applicate l'operazione, state nell'insieme. Per esempio, gli interi, per quale operazione sono chiusi? Somma. Sì, somma algebrica. Se parliamo di somma, parliamo sempre di somma algebrica, quindi più o meno, d'accordo? Somma e differenza. In realtà sono anche chiusi per un'altra operazione, che è il prodotto. Perché se io faccio il prodotto di due interi, ottengo l'intero. Qual è l'operazione che mi dà problema? La divisione, o più precisamente, anzi più subito, prendere l'inverso o il reciproco, insomma, uno su un numero, giusto? Perché se so fare uno su un numero, poi ho il prodotto, quindi per fare A fratto B faccio A per 1 su B, ok? Benissimo, quindi è prendere l'inverso. Mentre sono chiusi rispetto, diciamo, per il prodotto c'è l'inverso, per la somma c'è l'opposto, i numeri interi per l'opposto sono chiusi, perché, no? Se c'ho A, c'ho meno A. Cos'è una cosa che non è neanche chiusa per l'opposto? Un insieme di numeri che non è nemmeno chiuso per l'opposto, non strano, l'avete... I naturali, i numeri naturali, giusto? Per definizione sono quelli maggiori o uguali di 0 interi. Quindi se faccio meno A, a meno che A non sia 0, esco. D'accordo? Per esempio, invece, già, che ne so, i razionali, se uno poi andasse su operazioni più buffe, che ne so, prendere la radice quadrata, che non è un'operazione, bisognerebbe dirlo in un'altra maniera, però parliamoci così, perché non è un'operazione? Perché la radice di 2 sono 2, cioè più o meno, d'accordo? Quindi non è una vera operazione, però i razionali non vanno bene. Che insieme dovrei prendere? A radice di meno 1, i complessi. Se voglio fare la radice quadrata di qualunque cosa mi passi sotto mano, i razionali non vanno bene sicuramente, non mi vanno bene neanche i reali in realtà, devo prendere i complessi. D'accordo? Ora, questo genere di osservazioni sulle operazioni definite su un insieme è il punto di partenza di una parte della matematica che si chiama algebra, non algebra lineare, algebra, perché non è lineare la maggior parte delle volte, anzi le cose interessanti succedono proprio quando uno non prende i polinomi di primo grado. Noi ce ne serve un pezzettino. Ora, la definizione è un po' lunga, ma è una cosa ovvia, quindi farà solo male a me scriverla, nel senso proprio fisico. Cancellare è divertente, non riesco a girare la penna con due dita. Bene, ecco. Allora, un insieme, questa è una K, è come la R dei reali, è una K con la doppia stanghetta, d'accordo? Oggi verrà malissimo, ma tanto la disegnerò solo oggi, praticamente. Un insieme K con due operazioni binarie. Binarie cosa vuol dire? Vuol dire che l'input sono due elementi e l'output è uno. D'accordo? Ci sono le operazioni unarie che sono tipo, in realtà, che ne so, prendere l'opposto o prendere l'inverso potrebbero essere operazioni unarie, di solito si usano in logica, quelle unarie sono tipo la negazione di un'affermazione, quelle binarie sono il più, il meno, il per, il
diviso, AND, OR, XOR, tutte le cose che vi vengono in mente. Due operazioni binarie, più e per. Si dice campo se valgono le seguenti proprietà, che sono tante e che avete studiato tutte alle elementari. E non sto scherzando. Prima proprietà della somma. Come si chiama questa? Seconda proprietà della somma. Come si chiama questa? Terza. Questa non vi chiedo come si chiama, perché dovrei chiamarvi come si, dovrei chiedervi come si chiama zero. Ha un nome, non so. Ma riuscite a capire cosa c'è scritto? Esiste un elemento in K che sommato a qualunque altro lo lascia invariato. Questo elemento si chiama elemento neutro della somma. Neutro perché se è coinvolto in una somma non cambia nulla. 4. Vuol dire questa, che per ogni elemento ce n'è un altro che sommato a lui fa l'elemento neutro e l'altro elemento si chiama opposto del primo. Ora, quelli della moltiplicazione, secondo me, li indovinate. Commutatività della moltiplicazione. Associatività della moltiplicazione. Elemento neutro della moltiplicazione. Esistenza dell'inverso. Si chiama inverso quello della moltiplicazione, opposto quello della somma di solito. Sono finite? No, sono 9 le proprietà di un campo, ma anche questa la conoscete alle elementari. Distributività.
Ora, questa è la definizione formale della struttura dei numeri reali e dei numeri razionali che avete usato finora, insomma, che vi insegnano gli elementari. D'accordo? Ora, perché uno si sente in dovere di scrivere tutta questa lista di proprietà? Perché dandone meno non ottiene un insieme a caso di cui non so cosa fare, ottiene un sacco di altri insiemi, di altre strutture algebriche che si usano nella pratica. E quindi, per esempio, certe cose sono vere in un campo, ma non sono vere in strutture con meno proprietà. Oppure, per esempio, certe cose in un campo si possono fare tranquillamente, in strutture con meno proprietà, strutture con meno proprietà che non sono esotiche, possono essere gli interi, per esempio. In strutture con meno proprietà, magari cose che in un campo si possono fare tranquillamente non danno problemi, lì invece danno problemi, eccetera. Ora, facciamo esempi. R è un campo. Abbiamo detto prima, Q è un campo. C è un campo. Ora, di R e di Q lo sapete dalle elementari, anche se non li chiamavate campi. C credo ve l'abbia fatto, fatto al corso di analisi, quindi sapete che è un campo. Sapete, o meglio, come è definita la somma componente per componente, giusto? La somma è come se C fossero i vettori di R2. Come definito il prodotto? In una maniera buffa, che in realtà vuol dire moltiplicare due elementi di C come se fossero polinomi, e ogni volta che c'è variabile al quadrato metterci meno 1. Va bene? Come è definito l'inverso? Spero che lo sappiate. Basta razionalizzare, tra virgolette, d'accordo? Quindi 1 fratto A più IB, moltiplico per A meno IB sopra e sotto e mi viene fuori. Il risultato. Ok. Invece non esempi, sono no. Allora, i numeri interi? Guardiamo un attimo. Somme, intanto le operazioni ci sono, no? Somme e prodotto. Cosa manca? S1 c'è, S2 c'è, S3 c'è, S4 c'è. La somma va benissimo su Z, no? Commutativa, associativa, c'è lo 0 e c'è l'opposto. Poi, moltiplicazione, M1 c'è. È commutativa la moltiplicazione. M2 c'è, associativa. M3 c'è, l'1 sta in Z. Cos'è che manca? M4. D è vera. Ok? Distributiva è vera. L'unica cosa che manca è M4. Uno può fare esempi più antipatici. M22, le matrici 2x2. Allora, esistono la somma tra matrici c'è, il prodotto tra matrici c'è. Perché uno non potrebbe cercare di vedere se è un campo? Intanto è chiuso per le due operazioni, perché, cioè voglio dire, in Z il problema è prendere gli inversi, ma abbiamo visto prima n addirittura, no, vabbè, n pure va bene, però uno potrebbe prendere un insieme in cui anche solo, che ne so, è definito un prodotto, ma se faccio il prodotto di due elementi non sto più nell'insieme. Ok? Potrebbe succedere. Ora, somma, prendete che ne so, tutti i numeri dispari, tutti gli interi dispari, ok? Se fate un prodotto di due interi dispari rimane un intero dispari, ma se fate una somma di due interi dispari, fa pari. Quindi l'insieme degli interi dispari,
c'è una somma, c'è un prodotto, ma non è chiuso per la somma, quindi non ha neanche senso domandarsi se ha una qualche struttura, perché non va bene, ok? Le operazioni che mi interessano sono sempre interne all'insieme. Ora, M22, le matrici 2x2, se ne moltiplico 2, il risultato è ancora una matrice 2x2. Posso sempre farlo un prodotto tra due matrici 2x2? Certo, perché c'hanno due righe e due colonne, come le metto, va bene. Che proprietà mancano secondo voi? Esatto, e un'altra. Allora, questo no. Mancano M1, cos'è M1? È la commutatività. Ok? Perché A per B non è uguale a B per A, ve l'ho detto, e magari qualcuno di voi ha anche provato a trovare due matrici 2x2 che non commutano, ma in generale non commutano, poverine. E manca un'altra cosa. Non potete saperlo, ma potete immaginarlo. L'associatività è vera, no? Non ve l'ho dimostrata, ma ve l'ho detta. Esiste una matrice che moltiplicata per un'altra la lascia uguale? L'identità, ok? Quindi quella c'è, cos'è che può mancare? L'inversa. La distributività c'è, l'abbiamo dimostrata, no? Mi sembra. Quindi, distributività c'è. Mancano M1 e M4. Ok? Poi, appunto, ripeto, uno può prendere esempi più... cioè, che ne so, n, no, e manca un sacco di roba. Manca S4 e M4. Ok? N non ha né gli opposti né gli inversi. Cioè, pezzente, fondamentalmente. In realtà, matematicamente, non si chiama pezzente, ma si chiama monoide moltiplicativo. Però, vabbè, lasciamo perdere. È comunque un nome brutto. Potete anche fare cose più, ve lo dico così, cioè diciamo, questo oggetto è tipo i numeri complessi, ma non ha due componenti né ha quattro, ha una parte reale e tre parti immaginarie. H. Scusate. H perché i quaternini li ha inventati Hamilton, quindi si usa H. E Q era già occupato per i razionali, perché sono rapporti, quozienti. Z. Z dal tedesco, Zahlen, numeri fondamentalmente. Sì, le lettere sono state usate a caso, me ne rendo conto. Imparatele. Ok, come si sommano vi sarà evidente, perché oramai siete abituati a fare le cose componente a componente. Come si fa il prodotto? Come i numeri complessi? Con queste due regole. Quadrati fanno tutti meno 1 e i prodotti a 2 a 2 di queste cose fanno o l'altro o meno l'altro a seconda dell'ordine in cui li fate. H non è un campo.
anche M1, c'è l'inverso. Potete fare 1 fratto una roba del genere, come quei complessi. Rimasta moltiplicare sopra e sotto per 1, cioè per la cosa con i segni cambiati sulle cose immaginarie, però non sono commutativi. A per B non è uguale a B per A. E se ve lo domandate si può andare avanti, ma non per molto. Potete fare gli ottetti di Cayley, si chiamano, di Cayley, Cayley era un tizio, con 7 unità immaginarie che hanno delle regole di moltiplicazione, però a quel punto l'unica cosa che potete farci perde anche M2, non è associativa, cioè x per y per z non è come dire x per y per z. E a quel punto passa la voglia di provare a farlo con 16. Perché no? Parliamoci chiaro. Se perdo l'associatività. Esiste un nome. Allora, se ho perso solo la commutatività del prodotto, non è un campo, ma una volta sarebbe chiamato corpo. Recentemente lo chiamano algebra di divisione. Se algebra di divisione, ma una volta si chiamava corpo. E il campo si chiamava corpo commutativo. Se uno perde l'esistenza dell'inverso moltiplicativo, cioè se uno perde solo M4, l'insieme che viene fuori si chiama anello commutativo. Se uno perde M4 ed M1 si chiama anello. Uno può perdere M4, M1 ed M3 ed è un anello senza identità. E via così. Se uno perde anche l'esistenza dell'opposto, cioè perde S4, si chiama monoide. Ci sono un sacco di parole buffe di questo genere. A noi, fortunatamente, serve quasi sempre solo campo. D'accordo? Quando ero all'università, nella zona per i prestiti agli studenti alla biblioteca, che potevate prendere sto libro per tipo la giornata per studiarci, erano tutti libri vecchissimi, rovinati, eccetera. C'è una parte della matematica che studia le strutture algebriche, i campi, i corpi, eccetera. L'autore di questo libro era un tal Guido Arati, una cosa del genere, quindi c'era questo libro distrutto col titolo riscritto a mano sul dorso che era Teoria dei campi Arati. Poi ci dicevano di andare a zappare, sembrava particolarmente, come si dice, adeguato. Comunque, esempi difficili. Allora, questo cos'è? Beh, questo è un sottoinsieme di R, no? Perché ho preso due numeri razionali, ho fatto il primo più radici due volte il secondo. R è un campo, lo so già, quindi sicuramente il risultato è un numero reale. Ora, se io ho un sottoinsieme di un campo e voglio vedere che lui è un campo, tipicamente lo voglio fare rispetto alle stesse operazioni, ok? Cioè io spero che questa roba sia un campo con le operazioni che so già fare sui numeri reali. Nei numeri reali è vero tutto, cioè commutatività eccetera sono vere. Cosa mi basta verificare a questo punto? Mi basta verificare che l'insieme sia chiuso per le due operazioni, somma e prodotto, e che sia chiuso per le operazioni unarie del prendere l'opposto e prendere l'inverso. Non devo verificare le 9 proprietà, devo verificare solo che se sommo due suoi elementi sto ancora dentro di lui, se faccio il prodotto sto ancora dentro di lui, se prendo l'opposto sto ancora dentro di lui, se prendo l'inverso sto ancora dentro di lui. Automaticamente lui conterà 0 e 1 a questo punto. E commutatività, associatività e distributività saranno vere perché sono vere in R. Quindi, chiuso per somma, questo è facile. Se io ho due numeri di questo genere, in cura di CD2, e faccio la somma come numeri reali,
cosa succede? Che sommo le prime parti, raccolgo un radice di 2 e sommo le seconde parti. I due coefficienti stanno in Q, quindi tutto questo sta in Q radice di 2. Chiuso per prodotto, beh, si fa la stessa cosa che si fa con i numeri complessi praticamente. Questo viene razionale, questo viene razionale, quindi tutto quanto è un razionale più un razionale per radice di 2. Chiuso per opposto, che lo devo fare. Qual è l'opposto di A più B radice di 2? L'opposto. Meno A meno B radice di 2. L'opposto è quello della somma. L'opposto è facile, no? Ok? Chiuso per inverso. Attenzione, anche qui non mi devo inventare un modo di fare l'inverso. L'inverso lo so già fare in R. Mi basta vedere che l'inverso sia ancora un numero di quel tipo. E devo verificare che il numero per cui sto dividendo non sia 0. Può essere 0? No, no. A più B radice di 2 di questo insieme può essere 0. Cioè, a meno che A e B sono 0. Perché? Perché A più B radice di 2 uguale a 0, con A e B diversi da 0, vuol dire radice di 2 uguale meno A fratto B. E questo è razionale. E questo è assurdo. Ok? Non posso scrivere radice di 2 come una frazione. A e B sono numeri razionali, quindi A fratto B è una frazione. Non posso scrivere radice di 2 come una frazione, questo lo sapeva anche Pitagora. È morto, quindi lo sapete anche voi. La conoscenza passa. Quindi sicuramente posso farlo questo inverso. Come si fa sui reali questo inverso? Cioè, come faccio a semplificare questa espressione? Razionalizzo. I coefficienti sono razionali, sì, questo è razionale e questo è razionale, quindi tutto questo è razionale, cioè coefficienti razionali e quindi va bene. D'accordo? Benissimo. Un ultimo non esempio che potete aver incontrato. I polinomi a coefficienti reali. Ok? Il simbolo parentesi quadre qualcosa vuol dire fare tutte le potenze di questo qualcosa. Ora, con la x si fanno tutte le potenze possibili. Se uno prende radice di 2, ne fa poche di potenze, perché al quadrato fa 2. E quindi, di solito, ricadete nei coefficienti. Però, con la x si fanno infinite. Questo non è un campo. Perché? Perché manca il solito m4. Non posso fare 1 fratto un polinomio. Di solito non viene un polinomio. Ok? Con Q radice di 2 funziona invece perché radice di 2 al quadrato fa 2 e diventa un coefficiente. X a qualunque potenza la fate non diventerà mai un coefficiente. E quindi...
questa. Insomma, ci sono vari legami, però adesso non ci interessa, non è un corso di algebra, è un corso di algebra lineare. Ok, quindi tutto questo casino per dire dove possiamo prendere i coefficienti di un sistema lineare. In realtà questo ci dice anche dove possiamo prendere le coordinate dei punti. Cioè, se noi vogliamo fare geometria analitica e la vogliamo fare con le coordinate reali, va bene, possiamo farla anche con le coordinate razionali. Possiamo farla con le coordinate della forma a più b radice di 2, possiamo farla con le coordinate complesse. Potremmo farla con le coordinate intere? No, perché appena intersechiamo due rette che hanno coefficienti interi, il punto potrebbe venire non intero. D'accordo? Quindi è esattamente la stessa cosa.